Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi facciamo un nuovo video e questa volta sarà un video ispirato. È un video in collaborazione ed è in collaborazione appunto con una ragazza veramente molto simpatica e molto carina. Ha un canale qui su YouTube, lei si chiama Irene e il suo canale si chiama Irenelide. Irenelide, mi raccomando. E niente, quindi vi invito ad andare chiaramente a salutare Irenelide, passate sul suo canale, vi lascio chiaramente tutti i riferimenti qui sotto nell'info box, aprite l'info box, mi raccomando. Vi invito appunto anche con l'occasione a seguirmi sui miei social. E niente ragazzi, questo è il look che abbiamo deciso di ricreare, cioè abbiamo deciso di ispirarci a Emma Watson. Abbiamo scelto entrambe una foto appunto di Emma Watson. Io ho deciso di scegliere una foto che lei fece, era ad un evento tipo red carpet, una roba di questo tipo, adesso non so di preciso bene. Aveva questa base molto luminosa, gli avevano ricreato queste lentiggini finte, era tutta molto chic e glamour, comunque anche giorno, una bella base. Questo è il look che appunto ho deciso di ricreare. Lei, Irene, si è ispirata a un'altra foto, ma non vi svelo a quale foto si è ispirata, così dopo aver visto il tutorial della realizzazione di questo make-up, mi raccomando, andate a visitare anche sul suo canale il video che lei ha ricreato per voi. E niente ragazzi, io come al solito vi mando un grande bacio, vi ringrazio per seguirmi sempre, siete sempre molto calorosi e non smetterò mai di ringraziarvi perché siamo un bel gruppetto. Niente ragazzi, questo appunto è il make up, io spero vivamente che vi piaccia, mi avvicino un attimo. Molto fresco, luminoso, semplice ma anche complicato sotto alcuni aspetti che poi vedrete nel tutorial. Se il video vi piace mi raccomando lasciate un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, cosa aspettate? È gratis! Attivate anche la campanella delle notifiche così da essere sempre con me ogni qualvolta caricherò un video. E niente, io mando un bacio a Irene, la ringrazio per appunto avermi chiesto di fare questa collaborazione che poi abbiamo deciso alla fine di ispirarci, cosa facciamo, cosa non facciamo, è stato molto divertente, è stato molto creativo. E niente, io mando un bacio a voi, mando un bacio a lei e vi lascio alla realizzazione di questo make-up. Partiamo subito applicando il primer. Come primer, visto che Emma Watson ha in questa foto che ho scelto, che appunto vi metterò nel video, ha una base molto luminosa, molto fresca, sembra quasi che non sia truccata. In realtà quando si gioca su dei toni molto neutri e quindi si vuol far finta, tra virgolette, che non si abbia il trucco, in realtà di trucco ce n'è e ce n'è anche tanto. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Vado a mettere questo di Bottega Verde che è una base trucco pearlescente illuminante. Questa qui, ve la faccio vedere. E la vado a stendere appunto su tutto il viso a mo' di primer. Ok, adesso il mio viso risulta particolarmente luminoso appunto e pearlescente, ma non spaventiamoci perché adesso andiamo a correggere il tutto. Step successivo, allora vado ad utilizzare Beige Moyenne, nella colorazione Beige Moyenne, il correttore della Yves Rocher R609. Dopo aver coperto le discromie del mio viso vado ad applicare la mia base viso completa, però questa volta non applico il fondotinta ma vado ad applicare questa CC Cream della Rouge Makeup nella colorazione medium con sottotono giallo beige, per chi fosse interessato, ma la vado ad applicare con un pennello di questo tipo. Dopo aver fatto ciò, vado comunque a fissare il tutto con un pizzico di cipria, ma vado molto leggera in quanto non voglio chiaramente togliere il lavoro che abbiamo fatto in precedenza, cioè con il discorso della base primer illuminante. Quindi vado a fissare
tanto per evitare appunto che il tutto si sposti, con questa cipria della Maybelline New York The Matte Maker Matte Film Powder. Allora, prendo un attimino questo pennellino qua e vado, diciamo, a picchiettare con un po' più di forza qui sotto gli occhi, perché non voglio che si sposti il correttore e quant'altro. Poi cambio pennello e vado con un pennello molto più blando, molto più largo, e vado a dare giusto un velo, così, tanto per. Ecco, proprio veramente giusto un velo. Difatti le pagliuzze, diciamo, di illuminante sono rimaste tutte. E nella foto che appunto ho scelto io di Emma Watson non mi sembrava che avesse del contouring abbastanza pesante. Comunque, nel dubbio, terra illuminante doppia della Yves Rocher, questa è nella colorazione R601, ve la faccio vedere, eccola, e vado a dare con un pennello di questo tipo giusto un velino di contouring, però non lo definirei neanche contouring, proprio così, visto che io comunque ho il nasone, lo vado a fare il contouring sul naso. Ok, e giusto anche stesso discorso, tanto per, vado con la parte illuminante. Lei, sempre in quella foto, sfoggia un blush importante, un bello carico, quindi faccio lo stesso, un bel rosa freddo, e quindi prendo il rosa freddo per eccellenza che ho, Hot di Revolution. Sicuramente lei avrà utilizzato la sua truccatrice o il suo truccatore avrà sicuramente utilizzato dei prodotti super costosi, ma noi la facciamo alla economica. Quindi vado bella gagliarda e abbondante di blush. Vado sopra con un pizzico di blush, diciamo un po' più sul malva, però è glitterato, vedete? Ha delle pagliuzze glitterate. Non ricordo la marca del prodotto, si è cancellata. Come ultimo tocco per la base, gli sono state disegnate delle lentiggini. Per disegnare queste lentiggini artificiali utilizzeremo un piccolo pottino della Essence High Brow Gel nella colorazione 01 Brown. Allora, lei gli hanno fatto le lentiggini praticamente sulle gote. Calcolate che io le lentiggini le ho di mio, quindi sul naso praticamente non le vado a fare, perché avendo utilizzato una CC Cream si vedono perfettamente. Ok, spero si vedano. Ho fatto un po' di lentine, alcune leggermente più allungate, così proprio per non dare l'idea di fintone, no? A lei più o meno le hanno fatte così e si sono concentrati solo su questa fascia. Ripeto, io le lentiggini sul naso le ho di mio e non mi piace coprirle, perché trovo che siano un tratto somatico molto molto interessante. Mi piacciono tantissimo, vabbè. Allora, diciamo che per la base mi stopperei qui, andrei semplicemente a mettere del fissante della Revolution Pro Fix, questo. E quindi adesso io proseguirei con il trucco occhi e il trucco labbra. Allora, la ragazza in questione gli hanno fatto un trucco veramente molto molto semplice sui toni del marrone, quindi io direi di iniziare. Allora, innanzitutto svergino, se così si può dire, la Ultra High Contour Light Shade della Revolution. Praticamente è il dupe della palette di Kat Von D, la quale si è anche alterata parecchio per essere stata copiata, e c'ha anche ragione, però io personalmente 45 euro non mi andava di spenderli per la palette, questa ne costa 10, ho deciso di provarla. Allora, facciamo così, direi che come colore di base per tamponare la palpebra vado a prendere Pur di Revolution. Ok,
Dopo aver applicato diciamo la base, vado a giocare un pochettino con i colori, vado a creare questa specie di smoky marrone sui colori del terra, però sempre molto soft e delicato. Quindi io direi, oh wow, non mi aspettavo una pigmentazione così. Allora direi che vado a prendere il secondo colore, questo qui ve lo faccio vedere bene, questo qua. Vado a prendere il mio pennello della Eco Tools, questo qui doppio, e vado ad utilizzare questa parte da sfumatura e vado nella piega dell'occhio. Resto bassa perché lei comunque ha lasciato praticamente tutta la palpebra, diciamo, libera, quindi resto veramente molto bassa rispetto al mio solito. Faccio sempre la V esterna perché vedo che lei praticamente ha giocato su questo, in quanto agli occhi cadenti, quindi hanno giocato i truccatori, hanno giocato su questo. Allora, come secondo colore, sempre qui di fianco, vado con un colore un po' più caldo e vado a prendere questo colore qui, sempre con lo stesso pennello, lo scarico, mi spingo anche nella piega, come potete vedere, perché secondo me l'idea del truccatore era truccarla, sì, ok, sei truccata, ma non si deve vedere. Adesso mescolo le due nuance. Con la parte questa qui, diciamo, vado a prendere un colore un po' più scuro, un marrone un po' più scuro, questo qui per la precisione, e vado solo nell'angolo esterno. E vado leggermente a scurire, piano piano, per evitare pastrocchi, portando poi il colore anche nella piega. Giro il pennello e sfumo. Chiaramente ripeto e sottolineo che non sto copiando tutto punto il trucco, perché chiaramente abbiamo due visi diversi, due conformazioni di viso diverso, due conformazioni di occhio diverso, quindi diciamo che prendo spunto, però alla fine è sempre comunque Memole, non è Emma Watson. Vado a prendere un pennello piatto, vado a prendere questo colore e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare. Vado a prendere poi questo bellissimo colore che si chiama I Want You della Revolution, nella parte interna dell'occhio, in questo modo. Poi riprendo il pennello sporco di prima, non vado a prendere altro colore e vado semplicemente a sfumare. Nella rima inferiore lei praticamente sfoggia con gran stile una matita sul rossastro, e non è molto facile applicare una matita rossa nella rima inferiore perché sembra subito, dà subito l'idea di occhio malaticcio. Quindi io direi di applicare questa e vediamo un attimino come si comporta, e già dà subito secondo me l'effetto malatino. Allora lei ce l'ha fino alla fine, io però non lo faccio fino alla fine dell'occhio perché altrimenti me lo chiude e non mi piace assolutamente, quindi lo faccio fino a metà. Richiudo un attimo la matita, scusate, non vi ho detto cos'è, è della Essence, questa qui è nella colorazione Soft Berry numero 5. Poi la poso e vado a prendere la sempre della Essence, la 02 Hot Chocolate, immancabile in ogni borsetta secondo me, e la vado a mettere proprio nella rima esterna infracigliare, praticamente sotto, no, a quello che ho appena fatto, leggermente andando a picchiettare, e poi prendo un pennellino da eyeliner, se lo trovo, di questo tipo qui, e vado a sfumare. Vado anche leggermente in alto, così per dare comunque senso di occhio in alto. Allora, non metto ciglia finte perché mi sembra, credo che lei non le abbia, e se ce le ha, ha soltanto dei piccoli ciuffetti. Io le ciglia finte a ciuffetto non ce le ho, non le possiedo, e quindi
saltiamo il passaggio perché se non ce l'ho, non ce l'ho. Piego le ciglia. Ok. E vado ad applicare una combo di mascara. Vado ad applicare il 360 gradi della Yves Rocher, questo è appunto per piegare ancora di più le ciglia. E subito dopo vado ad applicare I Love Extreme Extra Volume Waterproof della Essence. Allora, io per le labbra avrei due opzioni. Allora, ho questo lipstick della Makeup Revolution che si chiama Luscious o Lashus, non lo so, leggete voi. Oppure questo lip gloss che si chiama Papaya, Lip Gloss Shine Papaya della Bottega Verde. Ho pensato o questo o questo. Direi di provare questo della Revolution e vediamo, al massimo lo troviamo. Allora, non taglierò il pezzo. Io l'ho provato, però sinceramente non credo che ci stia benissimo. Fatemi sapere qui sotto con un commento. Adesso lo tolgo e mettiamo l'altro. L'altra opzione, appunto, è quest'altro, questo lip gloss. Ok, la seconda opzione è questa. Non lo so, io penso che ci stia meglio questa rispetto a questa di opzione a livello cromatico anche. E secondo me si avvicina anche di più all'originale, alla foto originale di Emma Watson. Niente ragazzi, il tutorial è finito, spero che vi piaccia. Chiaramente ringrazio nuovamente Irene per avermi chiesto questa collaborazione, mi sono divertita moltissimo a realizzare questo video e niente, se vi è piaciuto anche a voi, insomma, like e condividete, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche e niente ragazzi, bisous mon cœur!